Ragazzi, benvenuti a tutti oggi nel mio canale. Oggi sono qua con un nuovo video dedicato a Too Good To Go. Questa volta sono stata anche da Tiger, ma ragazzi, preparatevi perché una cosa così non l'ho mai vista né negli altri canali perché mi piacciono una tipologia di video che guardo e non le ho viste. Principalmente non me l'aspettavo, sono rimasta senza parole perché dovete considerare che sabato, voi vedrete questo video oggi lunedì, quindi buon inizio settimana a tutti. Sabato sono stata a Viareggio da Tiger, volevo prendere delle mie buste ma non ne ho trovate, allora ho chiesto per questa Magic Box e c'era. È sceso il ragazzo, considerate, con quattro sacchettoni. Ho detto, vabbè, me ne darà uno o al massimo metterà le cose dentro un sacchettino più piccole, perché se vi ricordate la scorsa volta, se non l'avete visto quel video, ve lo lascio qui nelle schede, mi hanno dato tantissime cose. L'ho pagato 5 euro, anche questa busta, ho pagato 5 euro, però per un valore di 15 euro. Ma ragazzi, vi faccio vedere, secondo me il valore di questa box di oggi non è 15 euro. Cioè, io sono senza parole, non riesco neanche a spingerla. Guardate quanto è grande, è super mega piena. Cioè, secondo me abbiamo superato i 60 euro, anche di più. Cioè, ci saranno 100 euro? 100 euro di roba, perché ragazzi è gigantesca e pesa veramente tanto. Io adesso vado piano piano con ordine e vi mostro tutto quello che mi hanno dato, ma io sono veramente sconvolta. Comunque, se questa tipologia di video vi piace, mi raccomando, lasciate like, così so che ne devo fare altri, anche di altri negozi, se avete punti di riferimento che volete che proviamo. Non dico ristoranti o comunque, come posso dire, supermercati, perché io sul cibo sono abbastanza schizzinosa. Quindi se non è confezionato, non è fatto dove dico io, non lo mangio. Quindi andrei a buttare i miei soldi, anche se sono 5 euro, inutilmente. E non mi va. Principalmente butto soldi e cibo. Quando se qualcuno lo mangia, come si dice, non avviene lo spreco, mentre con me avverrebbe. Quindi io su quello lo dico già chiaro. Però per queste cose che sono confezionate, hanno una scadenza tra l'altro lunghissima, io sono d'accordo, ci sono. Quindi iniziamo subitissimo perché veramente, scusate l'intro, ma ci stava, era doveroso. Allora, mi hanno dato, guardate qui, allora questo pacco di marshmallow. E hanno scadenza 15/1/2022, quindi c'è il tempo per finirli. E sono due pacchi. Poi, quindi già ragazzi, mettiamo 1 euro, sono già 2 euro e io ho speso 5. Ok, poi ci sono carote fatte a mo' di, saranno cioccolati. Se il video vi piace, vi può interessare l'idea, avevo pensato di farci un mukbang, quindi scrivetelo nei commenti, così so che la prossima volta faremo un mukbang un po' più diverso. Quindi sono carote di cioccolato, anche queste scadenza 21/02/2022. Quindi questo pacco. Poi, ah, e di questi ce ne sono due, quindi ne abbiamo due. Cioè, io ho già sbirciato, mi dispiace perché potevo scoprirlo assieme a voi, ma la quantità era talmente tanta che non ce l'ho fatta a resistere. Anche Daniela era lì a dire: ma che cosa ci hanno dato? Perché non si poteva neanche spingere questa busta. Allora, comunque, dicevo, due pacchi di carote e cioccolato, suppongo che sono. Anche queste sempre scadenza 21 febbraio 2022, quindi top. Poi ragazzi c'è, oh, che stavano godendo e facevo un danno stratosferico, aspettate. Poi ragazzi c'è, aspettate, non so come mettere le cose. Uno ed è coniglio, guardate,
C'è il coniglio di cioccolato e dentro ci stanno 5 uova di cioccolato, quindi questi, e hanno la scadenza che è scritto qui, 30 giugno 2022, quindi un anno preciso, anche un po' di più. Quindi questo coniglio, e di questi ragazzi ce n'è uno, due. Poi dopo facciamo il calcolo, facciamo così. No, questi sono diversi. Tre conigli. E, ecco, infatti mi ricordavo, e quattro. C'ho quattro conigli con cinque uova, quindi ho quattro confezioni, tutti che scadono il prossimo anno. Cioè, ha voglia di regalare cioccolati a Gogo, perché ovviamente io tutto questo non potrei mangiarlo, se no starò male. Però, cioè, wow, è pazzesca questa cosa, è veramente pazzesca. Quindi, quattro. Vabbè. Poi, confezione tipo finte uova di cioccolato. Sono fatte così, dentro ce ne sono, visto che sono quattro, e ci sono bensì due confezioni di queste, quindi cioè due confezioni di cioccolato, e questi hanno addirittura, ragazzi, scadenza 14/1/2023, quindi tra 2 anni, più di 2 anni, 2 anni e mezzo. Cioè non è che è roba che dici scade e poi non la puoi più mangiare, o è imminente, la devi mangiare subito, e quindi sono cose che loro potrebbero vendersi anche l'anno prossimo per Pasqua, invece no. Topo. Poi, questi qui, se ve li ricordate, li abbiamo anche trovati nella scorsa Magic Box. E questi qui hanno scadenza sempre 28/4/2022, quindi il prossimo anno. E sono due pacchetti di cioccolato con questi granelline di zucchero sopra. Eccoli qua. Poi, aspettate perché qua ora non c'entro più. Poi, ragazzi, ci sono due panettoni, antica pasticceria Perugia, e la marca è tedesco Group, non so, panettone classico, ed è 3/7/2021. Questo scade imminente, però basta farci la colazione e si consuma. E sono due, quindi un paio di col due colazioni e si consuma. C'ha l'uvetta, magari. Però comunque, aspettate, questo è panettone classico. No, sempre lo stesso, è uguale. Stessa confezione, sono uguali, scadenza uguale. L'unica cosa imminente, diciamo che neanche imminente, perché comunque avete meno di un mese, però comunque, cioè, fattibile, una ventina di giorni per consumarli, ce li avete. E quindi questi due panettoni. Topo. Di quanti grammi sono? Aspettate, vediamo se 100 grammi, quindi ci sono 200 grammi di panettone. Poi uova di cioccolato, anche questi li avevamo trovati, sono 2, 4, 6, 8, 10, e sono tipo che si attaccano perché hanno una sorta di nastrino, per esempio per attaccarli, non lo so, all'albero di Pasqua, non so qual era l'idea di Tiger, però sono veramente. Cioè, ci sono 10 ovetti al cioccolato, poi insomma si possono fare tantissime ricette, anche perché comunque si scioglie e si fanno tante cose. Cioè, io fino a qui, ok, voi dite, ma Nadia, se hai uscito tantissime cose, non abbiamo finito, ragazzi, non abbiamo finito. La cosa è spaventosa, cioè io sono rimasta sbalordita. Boh. Comunque, vabbè, più lo guardo più dico, ma non è possibile, però va bene. Meglio, è meglio. Allora, poi, caramelline a carotina, anche queste le avevamo trovate, questa è scadenza 2/2022, ancora ce le ho aperte, quindi penso che le regalerò come la maggior parte delle cose, tra l'altro. E tra l'altro sono molto buoni perché sono veramente natural flour, quindi non ci sono aggiunti altre schifezze, eccetera, e sono veramente buoni, e sono a gusto arancia e a forma di carota, veramente carini, molto belli. Poi c'è
Ancora un'altra confezione di questi cioccolati, quindi ne abbiamo due confezioni, 10 ovetti, sempre con lo stesso principio. Questa è scadenza sempre a giugno 2022, quindi un anno di tempo. E poi una caterba, ma dico una caterba, cioè proprio, scusate, ma non so più come fare perché ho una valanga di cose. Allora, questi cioccolatini di 150 grammi, questi li avevo trovati pure e sono buoni perché sono quelli bianchi, cioè quelli dorati sono bianchi con la granella, quelli azzurri sono al latte normale, quelli rosa sono fondenti, quindi ci sono tre varianti di cioccolato, questi scadenza 2021, però il 30 di settembre, quindi un po' di tempo c'è. Quindi questa confezione è di quanti grammi? 150 e ne abbiamo 1, 2, cioè ragazzi io veramente, 3 confezioni e 4, cioè io forse sto pensando che loro mi abbiano dato più di una magic box, come se loro mi abbiano dato, che ne so, tre magic box in una, perché non si spiega, veramente. L'altra volta ne avevo ricevuto uno di pacco di questi, non quattro. Questi sono quattro. Posso capire due, ma quattro. Vabbè, comunque, quattro di queste confezioni di cioccolatini. Aspettate. Siamo a tre. Quattro ragazzi lecca lecca, cioè abbiamo volontà di lecca lecca e quest'anno scadenza 31-12-2022 e sono quattro. Allora, tre con il rosa sono tutti e tre uguali e uno con il blu, non so che gusto siano, però penso blueberry e fragola, non lo so, comunque quattro. Ok. Poi, cioè, mi vergogno pure perché è la cosa esagerata, però va bene. Questi sono wing gum. Aspetta, che sono? Strawberry, sempre natural flower, apple e strawberry flower. E sono caramelle o chewing gum? Ah, no, caramelle. Caramelle. Caramelos gomma, in spagnolo. Caramelle gommose, sì. Mi sembrava, siccome avevo letto wing gum, pensavo che erano. Vabbè, mi sembravano ciute. Chewing gum, non so come li chiamate qua, io li chiamo chewing gum. E sono appunto quelli rosa fragola, quelli verdi mela. Un altro pacchetto, scadenza 2022, febbraio, 150 grammi sempre. Poi l'ho ricevuto di nuovo e quindi ne ho due adesso. Ta-da! Questo, se ve lo ricordate, è un uovo, diciamo, di dinosauro di cioccolato, ragazzi, sempre 150 grammi, scadenza 8/1/2023, quindi scadenza lunghissima, tra l'altro non so se riuscite bene a vederlo, gigantesco, un uovo super mega gigante, tipo effetto dinosauro. Non so più dove mettere le cose, aspettate. E poi c'è questa confezione di cioccolati di 128 grammi ed è scade 19/1/2022, sempre scadenza lunghissima, e sono tipo di questi quadratini con i cioccolati, ci sono il cuore, il coniglio, l'uovo, insomma, sono un mix e sono carini, cioccolati. No, vabbè. E poi per finire ci sono questi conigli di cioccolato, questi sono 100 grammi e scadono il 2/12/2021, sono ben chiusi e non li voglio aprire perché se ci dobbiamo fare il mukbang qualcosa la mangerò, altre cose li voglio regalare ragazzi perché ovviamente non me ne faccio nulla, di questi ce ne sono bensì due. E abbiamo finito. Meno male, direi. Cioè, ci sarà 300 euro qui. Vabbè, ora facciamo il calcolo per capire quanto ci sarà. Però vi faccio vedere una cosa. La busta è completamente adesso vuota.
hanno dato un mega scontrino. Lo scontrino prevede che tutte le cose sono costate 50 centesimi. E sono in totale, ragazzi, io li ho contati, sono 30 pezzi, quindi 30 pezzi 50 centesimi. Quindi in totale viene 15 euro. Ma se mettete che queste cose possono costare circa un euro, mettiamo un euro, base minima, un euro, cioè per 30 pezzi non sono più 15, ma sono 30. Ma ci sono cose, per esempio, come questo, che secondo me ne vale 3. Proprio per dirla, proprio basta, io direi anche 5. Questo ne vale 5, non vale 50 centesimi. Quindi adesso facciamo il calcolo per capire. Quindi io dovevo pagare 15 in teoria perché ho tutto era 50 centesimi, ma li ho pagati 5. Mi sono scioccata. Adesso andiamo a fare il calcolo per capire quanto costano realmente, perché è veramente una cosa scioccante, scioccante. Non lo so se voi avete mai visto una cosa del genere, io no, e sono contenta, felicissima, perché comunque ho gli amici, i miei nipoti, eccetera, ce li mangeremo, li smisterò in tutta la mia famiglia, amici e compagni, però è tanta roba. Allora, io penso che questo un euro non si può pagare, io penso che questo costa 2 euro, quindi 2 e sono 4, ragazzi. E altri due proprio per buttarla minima, cioè un prezzo minimo, due sono 6 euro. Questo io direi 5, però sì, io direi 5, quindi 6 e 5, 11, per me vale 5 euro. Poi i panettoni magari valgono 1 euro, perché comunque ci sta anche quelli della Lidl, costano poco, poco, quindi 11 e 2 sono 13. Ok, 13 euro. Questo metti un altro euro, 14 e ci può stare. Questo 15. Questo penso, ragazzi, 2 euro, dai, non ci può stare. Quindi 15, 17, 19, 21, 23. Quindi 2 euro a posto, già siamo a 23 euro, ok. E dici, vabbè, magari 23 euro ci può stare, ok. Poi questi vanno, se non ricordo male, 1 euro a coppia, quindi 23, 24, 25. Questi altri 2 euro li vogliamo mettere, ragazzi, altri 2 euro, 25, 27, 29 euro. Poi questi penso altri 2 euro, 29, 30, 31, 32, 33, 33 euro. Questi altri 2 euro, quindi 33, 35, spero non fare confusione. 35, 37, 37. Quindi qua già ci sono 37 euro secondo la mia stima, ovviamente. Poi fatemelo sapere voi che prezzo date complessivamente. 37. Poi questi, vabbè, mettiamo 1 euro. Dai, mettiamo 1 euro proprio per essere ancora più economici. Quindi 37, 38, 39, 39 euro. Questi dai, io penso 1 euro, perché alla fine dai, ci può stare mascimello 1 euro, quindi 40 euro. Scusate se sentite parlare, ma ci sono le ragazze delle pulizie. Vabbè, 40, 41 euro. 41 euro. Questi ragazzi, io penso 3 euro, dai, sono troppo carini. C'hanno il coniglio, Pasquale e le ovette, qui c'è le uova, quindi secondo me questi valgono 3 euro. Quanto avevo detto? 42, 43, vabbè, metti caso 43, non mi ricordo più. E quindi 3 euro, 46, questi 49, 49, questi 52, sto facendo calcoli ragazzi, la mia mente per adesso. E questi 55, quindi vabbè, io ho sommato 55, ma io penso che tutto questo in Paradam sia costato un 60 euro. Io ho speso 5 euro per portarmi dietro una Mystery Magic, la chiamano Magic Box, anziché del valore di 15, di 60 euro, quindi il doppio, no, il triplo.
Quadruplo. Vabbè, comunque tantissimo, cioè veramente una cosa così mai, mai vista. Mi raccomando, se siete arrivati in questo punto del video, commentate con queste emoji, ci devo pensare, quindi ve la metto qui. Fatemi sapere cosa ve ne pare, se è una cosa pazzesca, se vi era mai capitata una cosa del genere, se volete un video mukbang. Io sono rimasta sconvolta e per lo più meravigliata, perché comunque è sempre fa festa, insomma. Poi con 5 euro veramente sono stati simbolici, non è, cioè me li hanno regalati, parliamoci chiaro, sono stati 5 euro simbolici. Pazzesco, questa app io la consiglio veramente. Non è una collaborazione, ci tengo a precisarlo, però è veramente fantastica. Wow, pazzesca, veramente pazzesca. Quindi se il video vi è piaciuto, lasciatemi un like, commentate con le emoji. Vi mando un grossissimo bacione, vi lascio il link nelle schede anche per l'altro video di sempre di questa tipologia, sempre di Tiger, per andare a fare proprio il confronto e rendervi conto di quello che ci ho trovato e quello che non ho trovato, per capire veramente. E niente, noi ci vediamo mercoledì alle ore 15 con un nuovo video. Bacione grande, ciao!